La Commissione Bilancio ha licenziato a maggioranza e con emendamenti il bilancio di previsione per il 2014 e il documento passa ora all'esame dell'Assemblea. Fra le principali criticità emerse, l'ammontare degli stanziamenti per le politiche socio-assistenziali. L'Ufficio di Presidenza e Capigruppo hanno ricevuto una delegazione dei presidenti delle province piemontesi. L'incontro è stato incentrato sulla determinazione dei trasferimenti regionali alle province previsti dalla manovra finanziaria 2014, giudicati troppo esigui. Il difensore civico regionale e il presidente del CORICOM Piemonte hanno sottoscritto una dichiarazione di intenti per far sì che i rispettivi uffici collaborino per rafforzare la tutela dei diritti dei cittadini. Lo scrittore e giornalista Manlio Collino ha svolto alla Biblioteca della Regione una conferenza sul tema «Non tutti gli studenti sono goliardi», nell'ambito delle iniziative per la mostra «Studenti del Piemonte, sei secoli di università a Torino». Il ciclo di conferenze prosegue a febbraio con gli appuntamenti del mercoledì 5, 12 e 19. Tra il 1910 e il 1930 il calcio italiano annoverava quattro squadre piemontesi capaci di contendere alle grandi il primato nazionale, Provercelli, Casale, Alessandria e Novara. A queste squadre è dedicato il libro di Luca Rolandi, Quando vinceva il quadrilatero, 1908-1928, gli anni d'oro del calcio piemontese, presentato nella sede del Consiglio regionale. Si è concluso nella sede del Consiglio regionale il ciclo di incontri Il benessere come modello di vita organizzato dalla Federazione Piemontese del CIPES. Scopo dell'iniziativa? Divulgare la consapevolezza che fare salute non significa solo curare chi è malato, ma prevenire le malattie e contenerne l'incidenza. Sul sito del Consiglio regionale, nella sezione mostre, è disponibile il link per accedere alla visita virtuale di Arte e Scienza tra 700 e 800, John Latham e l'illustrazione ornitologica, allestita fino all'8 marzo alla Biblioteca Nazionale Universitaria di Torino. Sono stati consegnati i premi San Giovanni 2013 dell'Associazione Piemontese a chi ha reso grande il Piemonte nel mondo. Con il presidente del Consiglio regionale, le tradizionali maschere Gianduì e Giacometta, sono intervenuti a Palazzo Lascaris diversi gruppi folcloristici piemontesi.